di aver trovato una soluzione, o così credevamo. Poi il drago solcò i cieli come una fenice, in fiamme di agonia. Ma il nostro eroe non fece ritorno. Rimasero solo la tempesta, le bestie e la paura che qualcosa fosse cambiato per sempre. Non sarà un viaggio semplice. La tempesta avvolge la torre del drago come un mantello. Il drago sarà pur morto, ma temo che si sia risvegliato qualcosa tra le sue ceneri. Dovrai lottare per farti strada. Raggiungi la torre e scopri che fine abbia fatto il nostro guerriero. Devi affrontare ciò che vi si annida. Quando la nostra ultima speranza svanirà, un'altra prenderà il suo posto, finché avremo respiro in corpo.
Resisti, andrà tutto bene. Muoviti, Allen! Abbiamo compagnia! Via! Sei sveglio. Ehi là. Ehi, facci piano. Sei ferito gravemente. Non avrei mica intenzione di rimetterti a sanguinare. Siamo al World 13. È un posto sicuro. Forse l'unico che ci sia. Sono Wallace. Volevo vederti. Il comandante Ford. È lei il capo. Il comandante Ford e il signor Riegler ti hanno trovato fuori. E ti hanno... Ma hanno detto che... Che Mark non serve... Lui è... Era... Il comandante ha detto di andare da lei non appena ti fossi svegliato. Si trova nella stanza in fondo al corridoio. Troverà una sistemazione anche a te. Qui ce l'abbiamo tutti. Ci si vede? Mi fa piacere vedere un nuovo volto. Ehi, amico. Il reattore si trova oltre quella porta e giù per le scale. Ehi, stai allerta. Lo sai che un tempo si diceva che bisognava mettere radici come gli alberi? È divertente che ora non siano gli umani a farlo di questi tempi. Povero Wallace, perdere Mark in quel modo. Ehi, ti tengo d'occhio. Non toccare nulla. Dannazione, Les. Dove sei? Ti giuro, se provi a spaventarmi io... Dove diavolo arrivi? Mi hai fatto prendere un colpo. Non c'è mai nessuno che si aggira da queste parti. Non sei di queste parti, vero? Io sono Ace. Ace Cotterill. E tu? Ah, sì? Beh, l'hai trovato. Far partire quel relitto, però, non so... Quindi... Hai mai fatto... Beh, innanzitutto è piuttosto rumoroso. Buon per te. Si tratta solo di premere... L'avrei fatto io, ma senza sapere che cosa... Se siamo in due... Ok, allora tu vai su e fai partire il reattore, mentre... Ti serve un'arma, vero? Ecco, così dovremmo avere qualche possibilità in più. Vai là e avvia il reattore!
Vai là e avvia il reattore. Ehi, fai partire quel reattore o cosa? Ce l'ho fatta! E ho salvato anche il tuo culo! Ehi, va tutto bene. Siamo vivi? Faresti meglio a fare rapporto a Ford. Lascia il mio negozio e cercherò di farti lo sconto. Che bello avere un po' di luce da queste parti. Ti stai mettendo a rischio per della gente che non conosci, straniero. Ah, sì. Stai Le voci girano rapide. Ascolta, amico. So che c'è qualcosa in te che mi parla di destino. Così ti... Nel mondo là fuori non sono in tanti quelli che... Un vecchio amico mi ha detto che questo gingillo parla con me ogni volta. Ace ha uno spazio suo laggiù. Comunque, quella pietra lì è perché il resto del mondo non è molto. Un'ultima cosa. Ellen, chiedile del fondatore dell'U... Ehi, viaggiatore. Ma pensa un po' chi si è risvegliato. Beh, straniero, sei una bella sorpresa. Arrivi ai nostri cancelli, sopravvivi a un attacco dei Root e poi ripristini la cor... Sono il comandante Ford.
questa è la mia base. Ma ti siamo grati. E vedo che Reggie ti ha... Non si sarebbe mai separato da un manufatto tanto potente. Io credo che i suoi appunti... E va bene. Reggie sarà pure un vecchio pazzo. Ma è difficile. Ti sei dimostrato affidabile, straniero. Ho intenzione di aiutarti a metterti in campo. Ma dubito resisterai a... Vai al piano di sotto da Riggs e McCabe. Ti fornirà... Poi torna da... Di quei root si sentivano. Quasi mi aspettavo che metà delle mie cose fossero scomparse al ritorno della corrente. Grazie per aver ripristinato la corrente, straniero. Meno male che non siamo più al buio. Ci hai aiutato più di quanto tu possa immaginare. Che c'è? So cosa cerchi. Il comandante è già passato. Se Ford mi fa sprecare tempo con ogni... Sono McCabe, l'ingegnere. E tu sei una spina nel fianco. Non sono una spacciatrice di scarti, d'accordo? Io non miglioro. È l'apocalisse. E posso essere scorbutica quanto mi pare... Vediamo un poco. È tutto ciò che puoi... Portami più componenti e te... Ora vattene. Sì, sì. Ehi, è bello vederti di nuovo in piedi. Ho fatto tutto ciò che potevo per rimetterti in sesto. Il mio nome è Rig. Beh, la tua... spada... si è ridotta parecchio. La lama era spezzata. Ford ha detto che dovremmo aiutarti con... Ah, forse possiamo sfruttare la... Bene, ehi, dai, così va meglio. Ah, prendi questo. Non è molto resistente, ma protegge meglio di quello che hai già. Ah, ecco qui, un po' più robusto. Là fuori può tornare utile anche un piccolo vantaggio. È vero, una... ci hai aiutato. Se ti servissero dei miglioramenti per le... Scommetto che per forza... Speriamo solo che non ci... Mi fa piacere che tu abbia più equipaggiamento. Riggs, spero sia sufficiente. Non possiamo uscire dai cancelli in questo momento. Il fondatore, mio nonno, mi diede questa chiave. Disse di usarla solo se non avessimo avuto altra scelta. Beh, non abbiamo... Visto che hai rischiato il collo per noi... C'è un terminale al piano di sotto, nella stanza principale. Con un po' di fortuna potrei... Ah, non ringrazio...
Davvero incredibile, vero? Avevo letto qualcosa, ma non l'avevo mai vista in funzione. Questo occhio rosso potrebbe essere la nostra unica porta che dà sul mondo esterno. Vuoi andartene? Ecco la tua opportunità. Mio nonno è stato comandante prima di me. Ha condotto tutti al World 13 dopo il primo attacco. Era deciso a scoprire da dove provenissero i Root. Poi un giorno... non conosceva il mondo esterno meglio di... C'è un locale appena fuori dal World. Lì si trovano tutti i suoi... Se vuoi raggiungere l'atollo, lui potrebbe essere l'ultimo che sapeva come... Ascolta, so che per te tutto questo è stato duro. Lo è stato per tutti. Ma tu ci hai aiutato.